Allora, parliamo di, diciamo, finiamo la parte sui prodotti scalari, quasi, parlando di matrice associata a un prodotto scalare. Allora, noi per ora, intanto, per essere completamente onesti, la cosa funziona così. A livello di esercizi di scritto, nell'esame scritto avrete sempre e solo il prodotto scalare standard in Rn. Sarà quello, anche perché fare esercizi su quello o su qualunque altro prodotto scalare come algoritmi, come calcoli, è identico. Quindi non vale la pena di complicarsi la vita scegliendo un prodotto scalare a caso in uno spazio vettoriale a caso. A livello teorico, però, è importante sapere un po' come funziona la teoria generale degli spazi euclidei. Quello che facciamo. Inoltre c'è questo fatto. Noi arriviamo alla fine del corso, ma intanto mancano poche ore alla fine del corso. Potete iniziare il countdown, perché finita questa ci mancano 10 ore alla fine del corso. Mie, poi ci sono quelle di esercitazioni, però insomma, con me ci sono 10 ore. Nel senso che dovremmo fare 52 ore di teoria. Finita questa parte del countdown. 53, adesso non mi ricordo più bene quanto arriviamo. L'ultimo argomento del corso sarà lo studio delle superfici quadriche di R3. Cioè, finiamo il corso riprendendo geometria. Anzi, ora ve lo dico così poi avrò qualche ritardo perché sbaglierò a fare una lezione o qualcosa e non rispetterò il calendario, però vi dico il calendario che dovremo tenere. Mercoledì facciamo ancora cose parenti di queste che stiamo facendo ora, ma da settimana prossima iniziamo la parte di geometria, cioè finiamo il corso con la parte di geometria. Quindi, vabbè, qualcosa sulle proiezioni ortogonali, qualcosa sulle distanze, gli angoli in R3, come si fa la distanza tra due rette, tutte queste menate qui. Luoghi di punti definiti con la distanza, simmetrie rispetto a piani, eccetera, eccetera. Superfici, un pochino di superfici di rotazione. Superfici quadriche, quindi ellissoidi, paraboloidi, iperboloidi, eccetera. E loro costruzioni, quindi le sezioni di quadriche, le quadriche di rotazione, il cono su una curva, il cilindro su una curva, cose del genere. Perché? Boh, perché alla fine del corso è rimasta al 1830. Nel senso che sono cose che si facevano 200 anni fa e quindi credo sia un effetto di, come si dice, di propagazione della tortura, no? Cioè, nel senso, chi ha studiato anni e anni fa queste cose, ha fatto queste cose, le ha odiate profondamente, le reinsegna. Solo per scaricare la. Vabbè. Ci sono cose più utili, però il programma ufficiale del corso purtroppo è questo. Per arrivare a parlare di superfici quadriche e anche per darvi alcuni strumenti che poi vi serviranno, almeno a chi se li ricorderà, e gli altri, chi non ha testa abbia gambe, si imparerà a memoria le tabelle. Ma l'ultima parte sui prodotti scalari è quella che adesso facciamo in un'ora, cioè la matrice associata a un prodotto scalare, e poi lo studio di quelle che si chiamano forme quadratiche, che vengono fuori da questa cosa qui, e della loro segnatura. Ora, prodotti scalari astratti, forme quadratiche, cioè quindi spazi euclidei, forme quadratiche e segnature delle forme quadratiche, strettamente non sono argomento dello scritto. Cioè,
Spazi vettoriali euclidei sono argomento dello scritto in quanto c'è Rn col protoscalare standard. Non ci saranno mai quelli astratti, però. Le forme quadratiche lo sono perché per studiare una quadrica bisogna guardare una forma quadratica associata, però si può imparare tutto senza ricordarsi la parola forma quadratica. Dopodiché, però, c'è l'orale. E scusatemi, ma nonostante la buona volontà di chi ha steso il programma di questo corso, qualcuno l'avrà fatto a un certo punto della storia, poi nessuno l'ha più toccato, probabilmente è morto quello che si... Vai, comunque. Vi può servire di più ricordarvi cos'è la segnatura di una forma quadratica che non sapere la differenza tra un'iperboloide e una falda e un'iperboloide e due falde. Non la so neanch'io. Cioè, sì, c'è un segno che cambia. Però non li distingo mai. Poi, se voi li sbagliate, l'ho scritto, io vi tolgo un punto, però insomma. Vabbè, tanto questa parte poi la taglio. Bene. Allora, fine del momento stupido. Ritorniamo alle cose dolorose. Come abbiamo fatto per le. Allora, prendiamo uno spazio, ci mettiamo una base. Improvvisamente i vettori diventano colonne di numeri. Perché? Perché a ogni vettore associo le sue coordinate. Giusto? Lo spazio non era Rn, lo spazio era uno spazio vettoriale, ma fissando una base ho l'applicazione, vi ricordate, no? C con B che prende un vettore e sputa le coordinate. A quel punto fare la somma dei vettori è come fare la somma delle coordinate, eccetera, eccetera. Poi ho due spazi, ho un'applicazione lineare, fisso due basi, l'applicazione lineare diventa una matrice. E il ker dell'applicazione lineare è parente del ker della matrice, il rango dell'applicazione lineare è il rango della matrice, eccetera, eccetera. Ho un endomorfismo, fisso una sola base, diagonalizzare l'endomorfismo vuol dire diagonalizzare la matrice. Quindi tutto il corso è questo, è prendere uno spazio astratto e dire se fisso una base, due basi, quello che mi serve, trovo Rn e in Rn so fare i conti. Funziona così anche per i prodotti scalari. Ora, quindi prendiamo V, uno spazio euclideo. Che è successo? Non gli è piaciuto lo spazio euclideo? Bene. Allora, prendiamo uno spazio euclideo. Prendiamo una base. Quindi vuol dire che ho scelto di chiamare n la dimensione di V. Se io prendo due vettori di V, posso calcolare le loro coordinate rispetto alla base. Chiamiamo x1, xn e le coordinate di V doppio le chiamiamo y1, yn. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che V è una combinazione lineare della base fatta con i coefficienti x con 1, x con n. Vi ricordo, no? È una base, quindi sta combinazione lineare è unica, i coefficienti sono unici. E V doppio è una combinazione fatta con i coefficienti y1, yn. Succede se faccio V scalare V doppio? Beh, se faccio V scalare V doppio ottengo un numero, mi va bene. Ma posso scrivere, cioè, se io non sapessi chi sono V e chi sono V doppio, ma se io sapessi solo le loro coordinate, no? Ora, sicuramente posso ritrovare V e V doppio così e fare il protoscalare, ma non è che magari riesco ad avere informazioni semplicemente partendo dalle coordinate? Beh, sì. Se qua ci mettete x1 V1 più xn Vn, qua ci mettete y1 V1 più yn Vn, ora mi odierete, ma
cioè di più di quanto già fatto, però abituiamoci ancora un po' alle sommatorie. Ora, la linearità vuol semplicemente dire che io posso portare fuori sia il simbolo di somma che i coefficienti, sia da uno che dall'altro. Quindi fuori cosa mi viene? Fuori mi viene una somma per j da 1 a n della somma per k da 1 a n di xj yk prodotto scalare vj vk. Domanda. Quanti termini ha questa espressione qui? Se io dovessi scrivere tutti i termini di questa espressione con le due sommatorie, quanti termini ha? Una sommatoria va da 1 a n, quindi se la sviluppo ha n termini. Queste due sommatorie una dentro l'altra, annidate, quanti termini mi danno alla fine? N quadro, non 2n, n quadro. Per ogni termine della sommatoria esterna ne ho n di quella interna. Quindi n quadro. Ora vi faccio notare che questa espressione qui si può scrivere così. Se chiamiamo x, beh, chiamiamo x il vettore delle x, non è sorprendente, y il vettore delle y. E la matrice B è fatta così. La matrice B, qui c'ha V1 scalar V1, qui c'ha V1 scalar V2, eccetera fino a V1 scalar Vn. Qua sotto invece c'ha V2 scalar V1, V2 scalar V2, fino a V2 scalar Vn, qua va avanti fino a Vn scalar V1, e qui c'è Vn. Scalar Vn, qua c'è Vn, scalar V2 per esempio, eccetera, eccetera. Capite com'è fatta, no? L'elemento ij è il protoscalare tra l'iesimo e il j-esimo vettore della base. Ora, il prodotto scalare era definito da tre proprietà. Era simmetrico, lineare in ogni componente e positivo. Allora, guardate questa espressione qua, x trasposto by. Questa perché è lineare? Questa è lineare perché il prodotto righe per colonne è distributivo fondamentalmente. Quindi se al posto di y ci mettete ay, la a esce. Se ci mettete y più z si spezza la somma, va benissimo. Il fatto che questo sia simmetrico, o meglio, il fatto che il prodotto scalare, questo qua, sia simmetrico, che cosa vi dice su questa matrice? Guardate un po', questo elemento qui e questo elemento qui, come sono? Sono uguali, no? Cioè, sì, non sono uguali perché devo scambiare i due, ma il prodotto scalare è simmetrico. L'elemento ij, allora, diciamo, bij non è nient'altro che vi scalare Vj. Questo è il modo in cui viene costruita questa matrice. Sulla riga I, colonna J, c'è il prodotto scalare tra I e J. Osservazione 1. Diciamo B uguale a B trasposto. Perché vale questo? Ok? Ma abbiamo anche un'altra proprietà più buffa. Allora, il fatto che sia lineare in ogni componente fondamentalmente mi ha prodotto la matrice, no? Perché il fatto che sia lineare io l'ho usato per portare fuori queste sommatorie. Quindi il fatto che sia lineare è quello che me l'ha fatto scrivere come prodotto righe per colonne, prima cosa. Il fatto che sia simmetrico mi dice che la matrice è simmetrica. Terza proprietà, il prodotto scalare è positivo. Cosa
cosa mi dice sulla matrice? X trasposto per B per X è maggiore di 0 se X è diverso da 0. Perché il prodotto scalare è positivo. E quindi se il vettore non è il vettore nullo, V scalare V è maggiore di 0. Benissimo. Ok, ma adesso mi sapete distinguere, cioè se io vi scrivo una matrice simmetrica, sapete dirmi se vale o no questa proprietà? Cioè, pensateci un attimo, avevamo fatto degli esempi, no? Cioè, se volete, li rifacciamo anche adesso. Che ne so? Boh, per questo è vero? Chi lo sa? Cioè, bisogna fare il conto. Che conto bisogna fare? Bisogna fare x trasposto bx, cioè cosa vuol dire? Vuol dire fare x1, x2 per 1, 2, 2, 1 per x1, x2. Cosa fa? Fa x1 al quadrato più x2 al quadrato più 4x1, x2. E come faccio a sapere se questo è maggiore o uguale di 0 o no? Per ogni x. Se vi ricordate, avevamo detto così un po' a caso la volta che mi ha fatto i prodotti scalari all'inizio, si può provare a raccogliere un po' di quadrati. Per esempio, se io prendo x1 al quadrato e questo, come faccio a completare il doppio prodotto? Mi serve qualcosa, cioè mi serve questo, questa parte qui mi dà un x1 quadro, un 4x1 x2, ma poi c'ho un 4x2 quadro, quindi devo fare meno 3x2 quadro. Ora, secondo voi questa cosa qui è sempre maggiore o uguale di 0? Ma no, chiaramente no, d'accordo? Quindi no, diciamo, scriviamo semplicemente no. Se prendo per esempio il vettore, cioè se prendo x uguale 2 meno 1, x trasposto bx fa meno 3. E quindi purtroppo non ha quella proprietà lì. Ok, questa secondo voi? Cioè, nel senso, questa non è tanto, tanto diversa dall'altra, no? Non è chiaro neanche in cosa sia diversa dall'altra, fondamentalmente. Però questa va bene. Se ci provate, questa invece ha quella proprietà lì. Perché se fate x trasposto bx, questa fa x1 più x2 al quadrato più x2 al quadrato. E quindi è maggiore di 0 per ogni x diverso da 0. Ora, quello che voglio dirvi è questo. Mentre la prima condizione, la simmetria, la linearità ci ha prodotto una matrice, la simmetria ci dice che la matrice è simmetrica, la positività è una condizione. Cioè, nel senso meno interpretabile, non riesco a dire che proprietà deve avere una matrice se non è quella lì. Cioè, x trasposto bx deve essere maggiore di 0. Cioè, che ne so, ma in realtà chiunque potrebbe pensare, beh, provo a vedere se è positiva su una base, magari funziona. Ma tutte e due quelle che abbiamo scritto qua, tutte e due queste matrici qua, sono positive su una base. Sulla base canonica entrambe sono positive. Se voi ci mettete E1 trasposto BE1 ed E2 trasposto BE2, positiva. Tutte e due. Però una va bene e l'altra no. Ancora, potreste dire, deve essere positiva non solo su il vettore scalare se stesso, ma su tutte le combinazioni della base canonica. Bene, tutte e due hanno questa proprietà. Se voi fate EI
EI trasposto B e J, in entrambi i casi avete tutti i numeri positivi, strettamente maggiori di 0. Una è positiva, l'altra no. Quindi non si riesce a vedere a occhio quali matrici hanno quella proprietà e quali no. D'accordo? Questo è l'argomento delle forme quadratiche, fondamentalmente, capire quali matrici hanno questa proprietà e quali no. Quindi diciamo, domanda, per quali matrici B la funzione, che non vi scrivo come un prodotto scalare, perché non è un prodotto scalare, allora, fondamentalmente questa è una domanda che potrebbe quasi sorgere spontanea. Ripeto, perché? Perché se prendete uno spazio euclideo qualsiasi, la matrice associata a un prodotto scalare è questa roba qui. È quella fatta con i prodotti scalari degli elementi della base. Ed è una matrice perché c'è questa linearità che porta fuori le cose e questa formula qui è il prodotto righe per colonne di una matrice con due vettori. È simmetrica perché il prodotto è simmetrico. Il punto è, se volete, la domanda equivalente è: posso ottenere in questo modo qualunque matrice n per n simmetrica? No, deve avere quella proprietà in più. Vabbè, quali matrici ottengo? Risposta boh, cioè per ora non lo so. Quindi caratterizzare quali matrici vengono fuori come matrici di un prodotto scalare non è ovvio. Diciamo, 1 deve essere simmetrica. Due, deve valere questo. Il problema è che la prima condizione è facile da descrivere sulle matrici simmetriche, la seconda non sappiamo bene come capire se è vero o no. Parentesi, noi non le studiamo, ma queste funzioni qua. Queste qua, quelle che prendono due vettori, cioè questa prende due vettori di Rn e vi sputa un numero reale. Che proprietà ha? Solo che è lineare in ogni componente, per ora. La domanda è quando un prodotto scalare deve essere simmetrica e positiva. Allora, queste cose si chiamano forme bilineari, perché sono lineari in entrambe le componenti. Se aggiungete la seconda si chiamano forme bilineari simmetriche, se aggiungete la terza si chiamano prodotti scalari. Però noi le forme bilineari non le trattiamo nel corso, ma comunque è il nome di questo oggetto qua. Allora, quindi questa è, diciamo, la domanda a cui risponderemo mercoledì, fondamentalmente. Ora vediamo un attimo cosa succede alla matrice B se cambio la base. Vi ricordate, se cambio base, se per esempio, allora, se cambio base e voglio le coordinate di un vettore rispetto alla base nuova, devo moltiplicare per la matrice di cambio di base. Se cambio base a un'applicazione lineare, devo moltiplicare a priori sia a destra che a sinistra per i due cambi di base. Se cambio base a un endomorfismo e cambio la stessa base, moltiplico a destra e a sinistra per la stessa matrice, di qua m e di là m inversa. E questo si chiama similitudine. Qua cosa succede? Quindi cambio base per prodotti scalari. Allora, io ho V, spazio euclideo, ho una base B fatta di vettori V1, Vn,
è una base C fatta di vettori W1, Wn. La matrice associata al prodotto scalare rispetto a B è la matrice B tale che BIJ è il prodotto scalare tra VI e VJ, ve lo ricordo, l'abbiamo appena detto. Che succede se cambio base? Allora, se prendo un vettore di V e so che le coordinate rispetto alla base B sono x1, xn, chiamiamo x questo vettore di Rn, e le coordinate rispetto alla base C sono x1 tilde, xn tilde, lo chiamiamo x tilde in Rn. Allora x è uguale a m per x tilde, dove m è il cambio di base da C a B, ovvero la j-esima colonna di M sono le coordinate rispetto a B del j-esimo vettore della base C. E questo è il cambio di base, lo sappiamo, insomma. Quindi se ora prendiamo due vettori V e W in V, prendiamo le loro coordinate rispetto alla base C, quindi questi sono vettori di Rn stavolta, allora, e diciamo noi sappiamo, beh, prendiamo anche le coordinate rispetto alla base B, tanto noi sappiamo cosa? Beh, sappiamo che V scalar W è uguale a X trasposto BY, perché X, B, scusate, è la matrice associata rispetto alla base B. Sappiamo anche cosa? Sappiamo che X è uguale a MX tilde e Y è uguale a MY tilde, con M la matrice di cambio di base da C a B. Se sostituiamo, questo fa mx tilde trasposto b my tilde, ovvero sia x tilde trasposto m trasposto b my tilde. Definizione, la matrice C che ho scritto qui è la matrice associata al prodotto scalare rispetto alla base C, perché è quella che scrive il prodotto scalare in termini delle coordinate rispetto alla base C. Quindi M trasposto BM è la matrice associata al prodotto scalare rispetto alla base C. M, scritto sopra, è il cambio di base da C a B. Quindi, ricapitolando, se ho la matrice rispetto a una base B e ho il cambio di base da C a B, la matrice rispetto alla base C è questa qui, M trasposto BM, dove il trasposto va a sinistra. Come nel prodotto scalare, il vettore trasposto va a sinistra. Attenzione, eh? La matrice M in questo caso è un cambio di base qualsiasi, non è ortogonale.
Quindi questa trasposta non è l'inversa. Questa trasposta è la trasposta. Queste due matrici B e C non sono simili. Questa non è la similitudine. B e C in generale non sono simili. Perché M non è ortogonale, quindi M trasposto non è l'inverso in generale. Poi può capitare un caso particolare, ma in generale non è così. Definizione. Due matrici quadrate. B e C si dicono congruenti se esiste M quadrata invertibile tale che B è uguale a M trasposto C. M, o il contrario, adesso qua dove mettete la trasposta mi importa poco. Anzi, scriviamolo come scritto sopra, che almeno non vi confondete. C uguale M trasposto BM. Quindi, simili e con l'inversa, congruenti e con la trasposta. I due concetti coincidono quando la matrice di cambio di base, quando la matrice M è ortogonale, ma altrimenti sono due concetti diversi. Due matrici possono essere simili, senza essere congruenti. Sì, e possono essere congruenti senza essere simili. Ok? Questo è un concetto parente della similitudine, ma non è la similitudine. D'accordo? Per esempio, se voi fate il determinante di C, cosa viene? È il determinante di M trasposto BM. Ora uso il teorema di Binet. Determinante della trasposta quanto fa? Determinante di M trasposto è uguale al determinante di M. Quindi questo non si semplifica, anzi. Viene un numero a caso, fondamentalmente. Ok? Nelle matrici simili i determinanti sono uguali, in quelle congruenti no. Però attenzione, un vago indizio di quello che verrà. Un epigono della conclusione dell'argomento. Se il determinante di C era maggiore di 0, il determinante di B è pure lui maggiore di 0, perché questo determinante è non nullo e faccio il quadrato, quindi rimane positivo. Il segno del determinante di C è uguale al segno del determinante di B. Se o sono entrambi negativi, o sono entrambi positivi, o sono entrambi nulli. Per congruenza, il segno del determinante si conserva. L'unica cosa è, poi può diventare qualunque numero vogliate. Però si conserva il segno. Determinante di C è diverso dal determinante di B, però hanno lo stesso segno. Ora, ci importa relativamente, però insomma. Quindi il punto qual è? Allora, ho un prodotto scalare su uno spazio vettoriale euclideo. Benissimo. Fisso una base e ci associo una matrice. Se cambio base, la matrice cambia per congruenza. Quindi intanto quella proprietà, se c'è giusto, cioè, insomma, se hanno fatto stupidate.
La proprietà di essere positivo è una proprietà che si conserva per congruenza. E prodotto scalare è sempre lui. Cambiate base rispetto a cui scrivete la matrice, tutte le matrici che ottenete devono avere la proprietà che x trasposto bx è maggiore di 0 quando x è diverso da 0. Questa è una proprietà del prodotto scalare, non della singola matrice. Quindi questa è una proprietà che deve valere tra matrici congruenti. E il punto sarà sempre il solito adesso. Se io trovo una matrice congruente che ha una forma particolarmente semplice, per esempio che è diagonale, allora riesco a ottenere l'informazione. Ora, l'ultima. Diamo un nome a un'altra delle cose che abbiamo visto, l'abbiamo già usata questa quantità, ma diamole un nome. Prendiamola leggermente alla larga, ma insomma. Una funzione q da Rn a R, una funzione qualsiasi, si dice, beh, qualsiasi no, però, si dice forma quadratica, se è somma di monomi di grado 2. Esempi. Questa è una forma quadratica? Beh, questo è grado 2. Questo che grado ha? 2. Il grado totale del monomio è 2, no? 1 più 1. Quindi questo va bene. Questa è una forma quadratica? No, perché questo monomio ha grado 1. Questa è una forma quadratica? No, perché? Perché in realtà non vale così, dovete svolgere il prodotto. Quando svolgete il prodotto cosa viene fuori? X1 cubo più X1 quadro più X1 quadro X2. E due di questi tre hanno grado 3. Eccetera. Facciamo due esempi particolarmente significativi. Questa è una forma quadratica. E questa. Questa sotto è quella in cui faccio tutti i prodotti a 2 a 2 possibili. X1 per x2, x1 per x3, x1 per x4, x1 per x5, eccetera, x2 per x3, x2 per x4, x2 per x5, tutti i prodotti possibili. Ok? 2 volte perché i diverso da j, quindi sia per i minori di j che per i maggiori di j. Quindi x1, x2 e x2, x1 ci sono entrambi, quindi alla fine viene un 2 davanti, però insomma. Ok? Un fatto che non vi dimostro perché è praticamente quello che abbiamo fatto all'inizio dell'ora come conto. Q da Rn in R forma quadratica. Implica che esiste un'unica, scriviamolo in italiano, un'unica B
simmetrica n per n, tale che Q di x è uguale a x trasposto per b per x. Quindi una forma quadratica vuol dire che c'è un'unica b simmetrica, se togliete simmetrica non è più unica. C'è un'unica b simmetrica, quindi unica è legato a simmetrica, tale che Q di x si scrive come x trasposto per b per x. È il conto che abbiamo fatto all'inizio con col protoscalare, più o meno, stesso tipo di calcolo. Facciamo degli esempi per farvi capire come si scrive sta matrice. Ora, questa è una forma quadratica su R3 con tutti i termini possibili. Tutti i quadrati, tutti i prodotti a 2 a 2. Ok, sono 6. Qual è la matrice B associata? Allora, la matrice B si fa così. Sulla diagonale ci vanno i coefficienti dei quadrati. Quindi 1, meno 2 e 1. Questi sono sulla diagonale. Fuori dalla diagonale ci vanno questi coefficienti divisi per 2. Come? Qui sopra, nel punto 1, 2, prima riga, seconda colonna, ci va quello di x1, x2, metà va qui e metà va qui. Prima riga, terza colonna, ci va quello di x1, x3, metà va qui e metà va qui. Seconda riga, terza colonna, ci va quello di x2, x3, metà va qui e metà va qui. Metà? Perché quando andate a fare il conto x trasposto bx, avrete che questo elemento qua viene moltiplicato per x1, per x2. Questo qua per x2 e per x1. Ma visto che x1 per x2 e x2 per x1 sono uguali, si sommano e vi danno tutto il termine. E quindi ne mettete metà sopra la diagonale e metà sotto. Ok? Quindi sulla diagonale i coefficienti dei quadrati. Nel posto ij la metà del coefficiente di x con i per x con j. Queste sono le due regole. Ovviamente questo si intende i diverso da j, se no siamo ancora sulla diagonale. Provare per credere che viene la stessa cosa. Prendete questa matrice, fate x1, x2, x3 trasposto per b per x1, x2, x3 e guardate cosa viene fuori. Fatelo, ma così vi rendete conto che i due pezzi si sommano. E quindi per quello se ne mette metà sopra e metà sotto, perché così quando li sommate vi fanno tutto il coefficiente. Quindi il punto qual è? Una matrice B, una matrice simmetrica B rappresenta un prodotto scalare se e solo se la sua forma quadratica è sempre maggiore di 0. Quindi, questa è legata alla domanda in viola di prima. B simmetrica rappresenta un prodotto scalare se e solo se Q di x, che è x trasposto bx, è sempre maggiore di 0 per x diverso da 0.
E fin qui ho ridetto la stessa cosa di prima, cioè voglio che questa cosa sia positiva. Mercoledì daremo delle condizioni per cui questa cosa è positiva, condizioni un po' più facili che non deve essere positiva, va a vedere quando lo è. In particolare, no, beh, questo non ve lo dico. In particolare, ve lo dico, tanto ve lo devo ridire mercoledì. Studieremo cosa? Allora, daremo due concetti di segno della forma quadratica, e il segno è quello che è, cioè maggiore, minore di zero, eccetera, e uno più delicato che è quello di segnatura della forma quadratica. E dimostreremo che se due forme quadratiche sono date da matrici congruenti, hanno lo stesso segno. Ma il viceversa non è vero, se hanno lo stesso segno le matrici non è detto che siano congruenti. La cosa vera è questa invece, due forme quadratiche hanno la stessa segnatura, che è una cosa che vi definirò mercoledì, se e solo se hanno la stessa, hanno matrici congruenti. Quindi faremo una sorta di forma canonica a meno di congruenza. Sarà diagonale, sarà ancora più bella della matrice diagonale. Ogni matrice simmetrica è congruente a una matrice che è fatta così, c'ha un po' di, è diagonale e c'ha solo uni, meno uni e zeri. Quindi si conta solo positivo, negativo o nullo. Ora, se volete, no, perché è in rosso. Questo è un prodotto scalare su Rn se 1 e solo se B è simmetrica, 2 la forma quadratica associata a B è definita positiva, che è una parola che vi spiegherò mercoledì, ma vuol dire la condizione solita. X trasposto bx è maggiore di 0 per ogni x diverso da 0. Definita negativa sarà quello col minore, poi ci sono le semidefinite e le indefinite. Parentesi, sta cosa, una delle cose base, una delle applicazioni base di questa teoria che faremo appunto per bene mercoledì è questa. In una variabile reale, voi studiate i punti di massimo, minimo, flesso, eccetera, guardando il segno della derivata seconda. In una variabile. Credo che l'abbiate fatto. Se non l'avete fatto, l'avete fatto alle superiori qualcuno di voi. Un punto di minimo è quello con la derivata seconda negativa, un punto di massimo è la derivata seconda positiva, eccetera, no? In più variabili non c'è la derivata seconda, ci sono le derivate seconde, sono tante. Quante? N quadro. Fanno una matrice, che grazie a una cosa che si chiama lemma di Schwarz è simmetrica. E un punto è di minimo, massimo. I flessi ci sono, poi ci sono le selle, ci sono altri fenomeni interessanti. A seconda non più del segno, ma della segnatura della matrice di derivate seconde. Quindi questa roba qui poi la ritroverete in analisi 2, in cui potrete anche non ricordarvela e usare le tabelle, semplicemente andando ogni volta a ricordarvi tutto il tabellone. Però se vi ricordate il criterio è più semplice, invece di ricordarvi n casi, vi ricordate cosa succede in generale e basta. Detto ciò,